Oggi parliamo di ginnastica, sport come molti altri poco raccontato in una società che troppo spesso annovera fra gli sport agonistici più noti soltanto il calcio. L'Italia invece è conosciuta nel mondo anche in altri settori e fra questi c'è proprio la ginnastica ritmica ed artistica. Non è un caso che soltanto pochi giorni fa la nazionale italiana di ginnastica ritmica abbia conquistato a Sofia il titolo di vice campionessa mondiale, conquistando con 2 anni di anticipo la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E mentre le farfalle azzurre facevano incetta di medaglie, lo scorso fine settimana 2 campionesse olimpiche hanno fatto visita a Giarre della storica associazione Athletic Club, che da anni porta avanti nel territorio fra Giarre e Fiume Freddo la ginnastica e il judo ad alti livelli. Le ginnaste Elisabetta Preziosa e Maria Cocuzza hanno preso parte ad una giornata aperta a quante vogliano avvicinarsi al mondo della ginnastica, un mondo fatto di equilibrio, disciplina e bellezza. Sicuramente è uno sport in cui ci vuole passione, ci vogliono molti allenamenti, quindi insomma diventare bravi non è facilissimo e ci vuole molta dedizione. Ecco, a mio avviso non è solo la ginnastica ma il movimento in generale la cosa importante, quindi poi uno si specializza ginnastica artistica, ritmica, aerobica, trampolino, però la cosa importante è che i bambini si muovano in generale, quindi come gli schemi motori di base, cioè insomma è importante il movimento, perché magari molti anni fa si giocava per strada, c'erano meno macchine e invece ora siamo costretti a mandare i nostri bambini in palestra per imparare a muoversi, solo anche arrampicarsi, rotolare, strisciare, cosa che prima si faceva all'aperto nei parchi, ora magari c'è meno possibilità e quindi ci adibiamo noi, insomma, come palestre a prenderci in carico di queste nozioni motorie. Quindi, e poi da lì piano piano c'è l'avviamento alla ginnastica artistica, composta per la femminile da 4 attrezzi e la maschile da 6, e insomma parte poi la specializzazione. Sicuramente è il sogno di ogni atleta partecipare a un'Olimpiade, per me è stato un onore poter anche entrare in finale di squadra, siamo arrivati 7, quindi un risultato storico. Per me è stata un'esperienza molto positiva, è stata bella perché in realtà la gara in sé è strutturata come tutte le altre, ma c'è il villaggio olimpico, quindi più discipline, più nazioni, tutte riunite, proprio una grande festa, una grande famiglia, insomma. Mi piace trasmettere loro la mia passione, cioè la ginnastica per me è vita, quindi tutto ciò che è movimento è vita, quindi per me poter trasmettere quello che io provo e sento magari facendo e insegnando è fondamentale, quindi trasmettere questa passione a queste piccole nuove ginnaste che si approcciano a questo nuovo sport, quindi per me è proprio una passione, non lo reputo nemmeno un lavoro, perché a me senza palestra insomma non potrei vivere. Alle 2 olimpioniche abbiamo chiesto quando e perché hanno iniziato la ginnastica e quale consiglio si sentono di dare alle ragazze che si approcciano a questo sport. Ho iniziato piccolissima a 5 anni con la ginnastica ritmica, poi sono passata alla ginnastica artistica e quello ho capito che era il mio vero amore. A 11 anni sono entrata in nazionale e ho passato 4 anni con la squadra nazionale italiana, ho fatto i campionati del mondo, europei, ginnasia, di giochi del Mediterraneo, le gare più importanti. A 15 anni ho coronato il sogno, quello di partecipare alle Olimpiadi. A 16 anni ho smesso, ho iniziato immediatamente a insegnare ginnastica artistica e ho avuto tante bellissime ginnaste che ho cresciuto e che ancora adesso sono legate a me, fra tutte queste ginnaste anche Carlotta Ferlito, che ho allenato finché non si è trasferita a Milano, e Carlotta ha fatto 2 Olimpiadi con la squadra italiana, quindi è stato veramente uno dei nostri successi siciliani più grossi, e da allora, dal 2006, ho cominciato a fare attività di giudice internazionale, adesso sono giudice intercontinentale, quindi giudico regolarmente gli europei, i campionati del mondo e incrocio le dita perché il mio sogno sarebbe quello di poter arrivare a giudicare le Olimpiadi. Allora, secondo me la ginnastica è uno sport molto completo, quindi è ottimo proprio per le bambine piccole, a livello di gioco dai 4 ai 6 anni, poi dai 6 anni si può cominciare proprio a fare attività sportiva anche a livello preagonistico e poi agonistico. E secondo me la ginnastica, sia ritmica che artistica, è formativa per qualunque altro sport, quindi conviene iniziarla proprio come lavoro di base e poi è molto aggregante come sport, quindi le compagnette vivono la mattina i rapporti con le amiche di scuola, il pomeriggio
si ritrovano con queste amiche di palestra che poi saranno veramente amiche per la vita, cioè si creano rapporti al di là proprio del lavoro fisico che comunque è formativo, fa molto bene perché la ginnastica ti prepara a fare qualunque cosa nella vita e poi una disciplina quindi forma anche caratterialmente e devo dire che tutte le mie ex ginnaste, così come lo sono io, secondo me le ginnaste hanno quel qualcosina in più e poi ti aprono le strade per poter fare tutto nella vita, dalla danza, a parte arrivare a livello agonistico e fare gare di un certo livello, ma poi si può veramente passare a qualunque tipo di attività sportiva, quindi è veramente ottima come lavoro di base.